Altro esempio è il cosiddetto trim in linguaggio così tecnico, informatico. Trim è la pulizia di un qualcosa, quindi in questo caso noi vogliamo togliere gli spazi all'inizio e alla fine di una stringa di caratteri. Spesso e volentieri succede che abbiamo a che fare con delle stringhe che hanno in eccesso degli spazi davanti e dietro. Noi vogliamo restringere questi campi ai caratteri effettivi senza avere in giro. Eh, caratteri spazi di troppo e ecco che con questo esempio vediamo come si può fare con SED OK e qui entra in gioco una nuova opzione che non abbiamo visto fino adesso di SED che è meno E. Meno E cos'è? È una l'opzione che permette di concatenare più sostituzioni in un solo comando quindi una specie di end di tipo sed fai questo poi e fai questo e fai questo e fai questo e qui vedete che ne ho messe due insieme quindi iniziando a usare l'opzione meno e sed si aspetta di trovare altri meno e con altre sostituzioni da fare in sequenza uno dopo l'altro Cosa fa esattamente questo esempio? Abbiamo detto di, che vogliamo fare il trim, ovvero il togliere gli spazi all'inizio e alla fine. Qui mandiamo in pipe a sed, quindi come input, una, una stringa nella quale appositamente ho messo due spazi davanti, poi la stringa pippo e 4, 5 spazi dietro e proprio questo è lo scopo del trim cos'è togliere questi spazi davanti e questi dietro e lasciare solamente il pippo i veri caratteri e quindi questo eco funziona così questo eco manda sed che farà il suo lavoro e poi vabbè c'è un eco esterno che, che scrive spazio continuo puntini puntini vabbè comunque facciamo enter vediamo cosa succede poi e voilà, Pippo continua. Vedete che Pippo non ha più gli spazi davanti, non ha più gli spazi dietro e la parola continua ha solo il suo spazio che è previsto qui ed è tutto Pippo spazio continua. Come ha fatto se da togliere gli spazi? Vediamo una prima espressione regolare cosa fa? Sostituisci dall'inizio. Della, della riga, della stringa, e eh? quindi ancora ancora cappelletto qua poi carattere spazio e asterisco che vuol dire zero o più spazi, sostituiscili con cosa? Con niente, vedete qui che le, le due barre, le due slash, le due barre che dovrebbero contenere la stringa sostitutiva sono una dietro l'altra. Non c'è niente in mezzo e vuol dire sostituisci con niente quindi gli spazi che trova all'inizio della stringa quindi praticamente questi due sostituisci con niente quindi zac, sono eliminati. Poi con l'opzione meno e facciamo il lavoro dall'altra parte per togliere gli spazi dietro e avrete già indovinato. Comando sostituisci, che cosa spazio sempre con l'asterisco per dire da 0 a. 100.000 spazi, dalla fine, quindi il dollaro, il famoso dollaro, dalla fine della riga di testo, verifica tutti gli spazi e sostituisci con cosa? Con niente ancora una volta, e quindi ancora una volta tutti questi spazi vengono compressi e tolti dalla, dalla riga originale. E poi, vabbè, c'è l'eco che ci aggiunge il continua, per, giusto per mostrare che Pippo non ha più gli spazi. E voilà, vedete che con due semplici ma utili ehm, espressioni regolari che sono poi queste, C si cercano gli spazi dal, partendo dal, da sinistra, gli spazi partendo da destra e vengono sostituiti con niente e siamo a posto così abbiamo fatto la pulizia di una stringa di caratteri e abbiamo imparato anche a usare l'opzione E quindi facciamo due operazioni separate in uno stesso comando SED molto bene si possono usare anche i gruppi e quindi i back reference i riferimenti ai gruppi delle espressioni regolari eh, che abbiamo imparato che sono utili e importanti i gruppi e in se si possono usare i gruppi come facciamo a usare i gruppi anche qui impariamo ad usare una un'opzione nuova che non abbiamo visto fino adesso di sed un'altra meno r il meno r è il corrispondente diciamo del meno e che abbiamo visto in grep ovvero il meno r attiva le funzionalità estese delle espressioni regolari perché anche sed ha la versione chiamiamola normale di base e la versione estesa di interpretazione delle espressioni regolari ecco invece di essere meno e come in grep c'è meno r in sed quindi per poter usare i gruppi che sono una funzionalità così avanzata delle espressioni regolari, sed necessita di, di sapere che deve andare a cercare anche fra quelle funzionalità e quindi gli si aggiunge l'opzione "-r". Vediamo subito anche qui con un esempio così si capisce meglio, quindi il copia e incolla, vediamo un po' tutti i caratteri sono a posto, ok. Allora la stringa è quella che abbiamo già usato nel primo esempio qua, qua in alto, Mandiamo in pipe e gli diamo in pasto questa stringa a Sed. Attiviamo il meno R che vuol dire appunto funzionalità di espressioni regolari estese e poi partiamo con l'espressione regolare. Quindi, ancora una volta, gli diciamo Sed di sostituire con comando S. Due punti per separare i parametri, ancora una volta. E creiamo un gruppo, un primo gruppo tra parentesi tonde. E gli diciamo prendi tutti eh, i caratteri minuscoli di tutto l'alfabeto, quindi dall'A A alla Z, l'intervallo dall'A A alla Z con l'asterisco che vuol dire zero o più caratteri. Eh? Ehm, che trovi prima di incontrare uno spazio, praticamente? Opera finita, questo gruppo includerà che cosa? Dall'inizio della stringa cerca tutto l'alfabeto minuscolo: va, va, va fino qui, fino a prima del primo spazio, quindi prenderà in carico la parola prova, questo primo gruppo, fra parentesi tonde. Poi c'è lo spazio, lo spazio, e poi c'è un altro gruppo che è questo qua. Cosa fa questo gruppo? Si prende in carico tutti i numeri, tutti i caratteri numerici, quindi dal 0 al 9, quindi nelle parentesi quadre andrà a cercarsi tutti i caratteri numerici, e barra rovesciata punto quindi non il comando dell'espressione regolare ma proprio il puntino come il decimale chiusa parentesi quadra quindi questo insieme di caratteri andrà a cercarli con l'asterisco quindi 0 o più caratteri e andando qui nella stringa ci accorgiamo che dopo lo spazio guarda caso c'è un, un um, come dire un valore numerico 156 il puntino decimale 47. Eh? E poi vabbè, si, si va avanti con lo spazio e di sostituzione. Comunque, il secondo gruppo, io mi aspetto che prenda in carico questo praticamente. Tutto questo valore numerico. Punto decimale incluso, eh, poi separatore di parametri di sedi, due punti e la back reference, ovvero il riferimento ai gruppi. Quindi cosa facciamo? Sostituisci scambio di posto i due gruppi, quindi scambio di posto il, il valore numerico con la prima parola. Gli dico sostituisci quella situazione lì con il gruppo 2, prima uno spazio, e poi il gruppo 1. Vediamo cosa succede e succede quello che abbiamo detto praticamente quindi ha preso in carico il gruppo 1 e il gruppo 2 e poi ha stampato il gruppo 2 prima del gruppo 1 e poi il resto della stringa che è rimasto uguale inalterato e voilà vedete quindi in sé si possono usare anche i famosi utili gruppi eh, poi qui vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ecco questi qui uno 2 e 3 sono tre modi diversi di ehm, scrivere lo stesso comando, sempre che usa i gruppi, ehm, che cosa fanno que questi comandi? Ne usiamo uno vabbè, dai, usiamo questo qua, l'ultimo qua, l'ultima forma di questo comando. Sono tre equivalenti e questi tre danno esattamente lo stesso risultato, ma tre modi diversi. Voi, ripeto, avrete le scalette a disposizione, quindi avrete a disposizione le tre forme di comando e noi ne proviamo una, è eh? inutile provarli tutti e tre se fanno la stessa cosa. Ma lo scopo cos'è di questo comando? Ehm, scambiano, quindi del nostro testo campione. Eh? Questa volta torniamo a usare il testo campione e scriviamo in mod sed, ovvero qua dentro. E scambiano le prime due parole di ogni riga ah, scambiano le prime due parole di ogni riga quindi eh, il lavoro che fa questo comando è, è praticamente uguale a quello che abbiamo che fa quello che abbiamo appena usato prima scambia le prime due parole ma in questo caso a livello di tutto un testo l'unica cosa da tenere presente è che questo lo sappiamo già dai video precedenti caratteri speciali Impostando così il comando, i caratteri speciali che poi si intende E accentata, A accentata, O U accentata, questi caratteri qui, ehm, non inclusi nel, nell'alfabeto standard senza accenti, ecco, quelli, quelli accentati non vengono visti da questo comando. Quindi le parole, se fra le prime due parole ce n'è una, come già vedete qui, con la E accentata, che è la seconda parola, questa è... Questo carattere non viene visto da questi comandi, però per il resto, eh, giusto per didatticamente mostrarvi cosa vuol dire a livello di tutto un vero testo e non solo di una stringa come qua, ma di tutto un testo, scambiare le prime due parole di ogni riga si può fare benissimo con sed. Vediamo velocemente come è composto, quindi meno r per poter usare i gruppi. Sostituisci, poi qui si crea il primo gruppo. E il meccanismo è identico a questo sopra. Eh? Invece di usare gli intervalli di lettere A, Z, ho deciso di usare le, le, le categorie di caratteri. Quelle che abbiamo visto, nel... quelle che abbiamo incontrato per la prima volta nel video di GREP. Le categorie di caratteri che, ehm, che vanno. Eh, che, che prendono il posto di dichiarare esplicitamente a-z, ecco alfa, digit per i numeri, e quindi qui vediamo che il primo gruppo va a cercarsi, fra parentesi quadre, ogni qualsiasi carattere alfabetico, ogni qualsiasi carattere numerico, con l'asterisco, quindi da 0 all'infinito, uno spazio, quindi la prima parola, poi uno spazio, la seconda parola, dichiarata esattamente allo stesso modo quindi posizionalmente una parola uno spazio un'altra e poi in ultimo lo scambio dei due gruppi quindi il riferimento il gruppo 2 spazio e poi il gruppo 1 se facciamo enter vedete che in pochissimo tempo il testo è stato passato e elaborato e vedete che appunto dove c'è un carattere speciale accentato non viene fatto il lavoro correttamente perché non viene trovato ma per il resto qui adesso forse vale la pena però aprire anche il testo originale eh? decisamente ne vale la pena ok vedete che per esempio la seconda riga che non ha eh, caratteri con accenti o roba varia vedete che cilente, allora, ecco così andiamo bene la seconda riga ha l'originale Public License, la seconda riga è diventato License Public, poi Software Foundation, nella terza riga e qui è Foundation Software, qui è Software Dell e era Dell Software, eccetera, eccetera, è tutto fino in fondo, eh? qui l'ha fatto su tutto, su tutto il testo trovato all'inizio. Eh, a partire dall'inizio delle righe, insomma, adesso qui non ci sono mm. un po', la, qui non partono dall'inizio. Ma tutte le righe che partono, la riga 43, proteggere. Per, per proteggere, ecco naturalmente qui devono partire da, dall'inizio senza spazi davanti. È eh, perché noi non abbiamo previsto spazi davanti. Abbiamo detto deve partire subito con carattere. O con numeri ma non abbiamo previsto di far cercare anche gli spazi avessimo messo anche gli spazi anche queste righe qua con degli spazi davanti avrebbero ottenuto lo stesso trattamento vabbè comunque lo scopo dell'esercizio l'avete capito vedete come ci si può eh, barcamenare bene fra tutte queste sintassi di espressioni regolari e di opzioni di SED che ci permettono di fare dei bei lavoretti sui nostri file di testo ehm, poi c'è un'altra particolarità di SED eh, siamo quasi in fondo eh, di SED che permette di mh, applicare dei modelli detti pattern in inglese per la ricerca delle righe sulle quali agire allora anche qui prepariamo pure la copia e incolla del comando, ok. E lo spieghiamo, quindi il modello eh, viene messo prima del comando di sostituzione. Quindi si dice il modello da usare è questo. Prima, la prima cosa che si mette è il modello in questo caso, poi uno spazio e poi il comando che deve essere eseguito. In questo caso, ehm, il modello è un'espressione regolare che. Eh, vedete qui che dice a sede di cercare tutte le righe che iniziano quindi vedete qui il, il cappelletto qui che sta a indicare l'ancora di inizio riga cercami tutte le righe che iniziano con p minuscola e questo è il modello con il quale cercare ovvero il filtro di espressione regolare che deve applicare al testo per determinare su quali righe puoi applicare il comando che segue di sostituzione o quello che è di sed. Allora, fin qui ci siamo. Eh? Invece del, in questo caso ne approfitto, quindi per, di questo esempio, per usare un altro comando diverso da quello della sostituzione, del comando y che vedete qui. Quindi il comando y trasforma invece di sostituire e questo è un comando posizionale, nel senso che ehm, la struttura è uguale a quella della sostituzione, ovvero c'è y una barra, poi cosa devo cercare, con cosa devo sostituire in un certo senso. È pur sempre una sostituzione, però ragiona in modo diverso y è posizionale, eh? è quello che è importante da capire è che è posizionale. Cosa vuol dire che questo comando Y per tutte le righe che iniziano con P minuscola cerca se c'è una A minuscola, quindi cerca tutto l'alfabeto minuscolo, però cerca se c'è una A minuscola e posizionalmente se la trova la sostituisce con la lettera o il simbolo che posizionalmente è nello stesso posto nella stringa di sostituzione ovvero la A qui è messa per prima, la A minuscola e qui c'è per prima la A maiuscola quindi avete già capito cosa voglio arrivare a fare con questo esempio tutto l'alfabeto minuscolo e qui è riportato tutto l'alfabeto maiuscolo cosa voglio fare? per tutte le righe che iniziano con p minuscola voglio sostituire l'alfabeto minuscolo con quello maiuscolo quindi rendere maiuscolo il testo in poche parole ho detto che è posizionale quindi se per un'ipotesi di lavoro qualsiasi che ne so la k io volesse sostituirla con la chiocciolina in corrispondenza della posizione della k quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 all'undicesimo carattere qui adesso dove c'è la K, io potrei tranquillamente scriverci una chiocciolina. Lui, tutte le K minuscole che le trova, va in undicesima posizione nella stringa di sostituzione, e dice ah c'è una chiocciolina, quindi ci scrive una chiocciolina, per questo che intendo posizionale, eh? quindi 1 con la 1, 20 con la ventesima, 25 con la venticinquesima posizione, poi potete metterci quello che volete, non siete obbligati a usare le lettere dell'alfabeto potete usare i numeri potete usare delle lettere di qua e dei simboli di qua potete mettere quello che volete basta che a posizione tale di qua corrisponda a quello che volete mettere a posizione tale di qua in questo caso per avere un, un esercizio che abbia un certo senso appunto ho messo l'alfabeto minuscolo che in corrispondenza va sostituito con l'alfabeto maiuscolo se facciamo enter Vediamo cosa è successo. Vedete che questa riga iniziava con una P minuscola. Cosa è successo con questo comando Y di sostituzione posizionale? Ogni lettera minuscola è stata sostituita con la corrispondente posizione, lettera maiuscola nella corrispondente posizione del comando. Ed ecco che naturalmente avendo messo l'alfabeto correttamente, quindi il. Ogni lettera minuscola con la sua corrispondente lettera maiuscola, ovviamente io mi ritrovo con il testo trasformato in maiuscola automaticamente. Eh? Non so se ci sono altre. Ecco qua un'altra riga che iniziava per P e vedete che è diventata tutta maiuscola. Questa iniziava con programma minuscolo e vedete che è stata messa tutta maiuscola. Eccola qua un'altra prezzo. Tutto il testo è diventato maiuscolo perché il comando Y di sed l'ha sostituito laddove era necessario e non ce ne sono più poi nel resto. Ecco, quindi un bel esercizio, abbiamo imparato anche un nuovo comando oltre alla S di sostituzione, che è la Y che è diciamo, una sostituzione per posizionale, ecco, chiamiamola così. Eh, ultimo esempio, prima di chiudere questo video. E vediamo un po' cosa fa, quindi lo copio e poi leggiamo cosa dovrebbe fare. Quindi, qui si richiede a Sed di fare le sostituzioni solo nell'intervallo di testo che parte dalla riga che finisce con preambolo fino alla riga che finisce con precedenti, punto. O. Quindi, abbiamo visto all'inizio del video che potevamo imporre a Sed. Di lavorare entro un certo intervallo di righe, quindi prima di dare il comando di sostituzione gli diciamo dalla riga 1 alla 30, oppure dalla 31 fino a fine testo, e questo è numerico eh, rispetto alle righe di testo, gli si dice agisci solo in quell'intervallo di righe. Qui addirittura possiamo dire a Sed ehm, di agire entro un intervallo di stringhe che poi può trovare, quindi. Ehm, Com'è composto il comando? Vedete sed, poi parte e gli si dice la prima barra preambolo dollaro. Questa è un'altra espressione regolare che conosciamo bene. Il comando dollaro vuol dire dalla fine della riga, quindi cercami tutte le righe che finiscono con preambolo. <coughs> O meglio, cerca la riga che finisce con preambolo. Non so se ce ne sono più o meno. Comunque cercami una riga che finisce con preambolo, e da lì inizia a fare le tue sostituzioni con questo comando che segue poi fino e ti interrompi al momento che incontri una riga che finisce con precedenti punto. Vedete barra rovesciata punto perché è da interpretare come punto, come carattere e ancora una volta dollaro perché la riga deve finire con precedenti quindi tutto il testo del nostro testo campione tutte le righe di testo comprese fra quella che finisce con preambolo e quella che finisce con precedenti punto deve andare a cercare sed in quell'intervallo di righe deve andare a cercare gpl e sostituire con gnu general public license cioè enter ricarico e vediamo un po eh, francamente non so dove mm. eh, general eccola qua new general public license eh eh. E qui si vede che ha fatto le sostituzioni, però dove era il preambolo? Al ah, preambolo sarà questo. <ride> Una riga che finisce con preambolo, sì, perché va a capo dopo preambolo, quindi è partito da qui. E quindi da qui in avanti ha iniziato a cercare GPL. L'ha trovato qui un GPL. L'ha trovato qui un GPL. E poi attenzione, la, la parola precedenti, punto è qui. Quindi, da qui fino a qui sed ha agito. Prima ha ignorato. Infatti, vedete che GPL qui non è stato toccato, non è stato sostituito. Quindi prima ignorato ha incontrato preambolo alla fine di una riga ha iniziato ad agire, ha sostituito un paio di occorrenze che le abbiamo viste qui, una qui e una qui. Poi ha incontrato precedenti punti e da qui si è interrotto. Da qui in avanti non ha più sostituito niente, infatti, vedete che GPL qui è ancora intatto. Eh, vedete che quindi, non solo per numero di riga del testo, può agire SED, ma anche fra una certa stringa di testo e un'altra. Eh, si possono definire anche questi intervalli, non necessariamente numerici, ma anche riferiti direttamente al contenuto del testo. Molto bene, con questo ho concluso questa serie di esempi eh, che integrano l'espressione regolare in sed. Vi ho mostrato anche un, appunto, un paio di opzioni, un paio di comandi possibili di sed. Sed è ben più ampio di così. Se volete approfondire, come sempre, eh, io vi lascio i riferimenti qui. Eh, numerosi link con spiegazioni di che cos'è SED eh, di tutta la sintassi di SED di tutti i dettagli quindi se vi interessa o se avete necessità di usare SED più approfonditamente avete i mezzi per poterlo fare io vi ho mostrato proprio appunto nell'ambito delle espressioni regolari che SED può integrare tranquillamente la sintassi delle espressioni regolari per ampliare le sue funzionalità e renderle ancora più potenti e malleabili con questo ho concluso anche questo video su SED, vi attendo al prossimo video per il prossimo comando, con questo vi saluto, ciao ciao!